Oh, adesso questi occhiali nuovi qua si vede molto meglio, l'occhialista è stato bravo stavolta, ha fatto la visita, cinquantina di decibel in meno, fa fatica. Adesso vedo bene i numeri, adesso telefono al solito amministratore qua perché può andare avanti così, e qua alla sera bisogna cercare di dormire, la notte. Pronto? Buongiorno, è il dottor amministratore. Senta, io sono l'inquilino del quinto piano, l'interno Z, ci siamo sentiti anche tempo fa, che quello sopra qua, quel ragazzo sopra, che c'è tutti questi animali qua. Senta, ieri sera va bene, adesso era anche sabato, può anche andare, però secondo me ieri sera hanno fatto una carneficina qua sopra, hanno fatto il barbecue, hanno fatto una puzza in civile che non si può, anche perché io mi ricordo ancora, perché se sul regolatore del condominio c'è scritto che è serenamente vietato fare queste cose del genere, adesso passino gli animali. Volevo chiedere se si poteva fare una denuncia, insomma, se lei può fare qualcosa, perché è una cosa indescrivibile questa qua. Ieri sera hanno fatto una puzza che era una cosa, poi una confusione, un bim bum bam butobus catantreng sbeng, non si può, insomma, fino a notte fonda. Poi secondo me quei ragazzi qua non sono dei mal di denti, perché non si vede, perché l'ho incontrato l'altra sera per le scale, che era tutto lì barcalonandosi, e non stava mica in piedi bene. Secondo me fanno anche uso di sostanze iperpiacenti, perché si vede, si aveva tutto quegli gli occhi tutti con tutti l'occhiale, proprio si vedeva quello nero, una specie di calamari sotto gli occhi. Non sono mica dei bravi ragazzi questi qua, bisogna pronto intervenire, fate qualcosa, mi raccomando. Sì, no, è l'inquilino del piano di sopra, io sono l'interno Z, al quinto piano e il sesto piano, l'interno Z, che deve essere l'interno Z del sesto piano, va bene, grazie, mi raccomando, faccia qualcosa, grazie, buongiorno, insomma, non va mica bene così, è una cosa putrida, è andato fuori di seno lui qua, non va mica bene.